No? Adesso però. Adesso si può analizzare una vittoria. Anche se si perde, bisogna essere. Anche meritato, dobbiamo dire, mi pare che sia più semplice di farlo, no? Beh, noi siamo. Cioè noi abbiamo. Cioè il nostro progetto, quello di provare a fare, cioè, a fare la partita contro chiunque e dovunque. Chiaramente non sempre ci riesce, cioè, siamo una squadra abbastanza giovane. Abbiamo qualche. C'è qualcuno importante fuori. Però cioè, oggi giochiamo contro una squadra vera, una squadra che ha comunque non abbiamo mai messo in casa, una squadra che ha grande fisicità, una squadra che veniva da un periodo un po' così, però che ha grande qualità anche davanti. Quindi, però cioè, onestamente devo anche dire che l'abbiamo vinta con merito, lottando su ogni palo, ho visto grande determinazione, grande dedicazione, grande spirito di squadra, non è una frase fatta, ma è la verità. Questa è la prima partita che noi vinciamo in questo modo. Fino adesso eravamo un po' carenti sotto questo punto di vista, però sul campo del genere, contro una squadra del genere, l'ha fatto un enorme passo avanti. Al di là della vittoria, ripeto, non è una frase fatta, è la prestazione, comunque. Poi chiaramente quando si vince è tutto bello, tutto va bene, però bisogna avere un'ottica un po' più ampia, chi fa la regola, almeno io la penso così, cioè analizzare la prestazione che ci sta. Mister, nei meriti vostri indiscussi, abbiamo detto lei, partita comunque impostata da un punto di vista tattico in maniera perfetta, nel senso che vi siete messi lì ad aspettare, però quando era possibile ripartire in contropiede l'avete fatto già sullo 0-0 un paio di volte. Siete stati bravi, poi un ulteriore merito vostro è quello di aver sfruttato al meglio gli errori del Zola, individuare il primo e di piazzamento, diciamo, o di tempestività nell'intervento del secondo, perché Bellucci secondo me indugia ad entrare sul Cappai, e che Siano si fa superare in velocità del Rio. Bravi sicuramente i suoi giocatori, però Sora magari messo male in quel momento in difesa. Vabbè, bravi voi, attenzione, sottolineo. Però voglio dire che nell'arco della partita si sta qualche cosa che ti va, cioè che ti gira bene. No, infatti era un merito vostro. Però devo dire che quel tipo siamo rimasti in 10, non abbiamo passato di un certo centimetro la nostra difensiva rischiando, perché a quel punto rischia. E non abbiamo mai rinunciato ad andare a fare gol, l'abbiamo fatto. C'è anche da dire che su 1-1 già prima potevamo fare gol, però io non è che devo, cioè anche Sora poteva tranquillamente pareggiare la partita, non è perché adesso mi fa comodo dirlo, perché è la verità. Sì. Poi ci sta che magari una squadra attraverso un momento un po' meno fortunato, un po' meno brillante, Sora non ha mai perso in casa, non è roba di, cioè, roba di poco conto, voglio dire. Quindi c'è da dire che anche il campo non ha aiutato né noi né loro, la verità, perché era eccessivamente pesante. Però, infatti secondo me le occasioni da gol sono state buonasera occasioni da gol equivalenti, questa volta abbiamo pagato qualche disattenzione di troppo, se non proprio degli errori individuali, il primo gol, di posizionamento, di tempestività nell'intervento, il secondo di tempo che stiamo parlando. Il primo gol sì, purtroppo sì, senza voler buttare la croce addosso al ragazzo. Il secondo gol forse poco tempestivi dell'andare nella concessione di questo contropiede, sicuramente ben eseguito, però forse qualcuno doveva andare a chiudere prima, anche con un fallo tattico, non lo so, dico io ignorantemente. Ma comunque i gol quando si prendono vengono e per la bravura degli avversari e qualche disattenzione nostra sicuramente, però per quanto riguarda Teoli credo che si sa, un ragazzo del 94 che inizia a giocare e nei momenti di crescita è naturale che si possano fare degli errori. Però io sono convinto che Teo è un buon portiere e credo che attraverso gli errori poi possa tornare ad essere un buon portiere, perché credo che lo è, ha un futuro grosso davanti a sé. Per quanto riguarda il secondo gol è vero che abbiamo sbagliato perché eravamo 3 contro 1, è un momento un po' difficile per noi, molto difficile, dobbiamo, come si dice, rimboccarci le maniche e fare in modo che questo trend negativo che abbiamo intrapreso da 3 partite oggi è la quarta, invertire un po' questa rotta che è negativa. Per quanto riguarda le azioni da gol, credo che qualche azione, forse la sconfitta oggi è un po' severa, sì, severa, severissima, stiamo pagando tantissimo, però credo che dobbiamo anche noi fare il mea culpa, perché sicuramente non stiamo giocando ai livelli di qualche mese fa. Infatti stavo per aggiungere che non me la sento di dire nulla alla squadra dal punto di vista dell'impegno, anzi, poteva andare in vantaggio con quei 2 tiri consecutivi di Cardazzi e Pellecchia, nel primo tempo anche sullo 0-0 con la punizione di Pranischi, che poi l'azione dopo prendiamo gol. Quindi
E poi, mister, una cosa che volevo chiedere, ci chiarisca il motivo del rosso a Pastore, perché quello è stato un episodio importante, lei poteva mettere dentro un attaccante come lui nel secondo tempo e non l'ha potuto fare. Ah, per questa cosa dovrei fare un minuto di show, non dovrei parlare. Ok, facciamo. Io lo so, mi sono dato le cose. Ho sentito anche dalla bocca del Guardarini che non ha riferito niente, stava solo sul campo, l'ha detto direttamente. Come avevano fatto loro, ha detto all'arbitro, guarda che non mi ha detto nulla di. Ma anche perché l'arbitro era vicino al centrocampo, cioè. E invece l'arbitro ha detto, ho visto io che cosa ho visto, no, però dovrei fare davvero un minuto di silenzio perché poi l'espulsione di Pastore insomma non è stata cosa da poco nella gara stessa. Però rimaniamo sempre convinti che se il Teoli può sbagliare, in difesa possiamo sbagliare, anche gli arbitri che sono giovani, giovanissimi, commettono di questi errori, speriamo che ne facciano sempre di meno. Io volevo fare purtroppo, insomma, come capisci nella valutazione del portiere, purtroppo si deve fare una valutazione negativa. Nella valutazione che dovremmo scrivere per il portiere, la dovremmo fare negativa. Senza cattiveria, ma non dobbiamo fare negativa. Negativa, perché è chiaro che non sempre il portiere quando sbaglia prende gol, il ragazzo ripeto del 94 e bisogna dargli anche questa possibilità di poter sbagliare. L'importante è crederci, io personalmente ci credo molto in questo portiere e queste cose gli si possono anche concedere. No, anche perché poi se aveva recuperato subito la risultato. La reazione della squadra è stata bella. Anche inizio secondo tempo. Forse in quel momento è stato il miglior Sora, quello che qualche mese fa stavamo vedendo. Però sta succedendo che dobbiamo essere pungolati per poter reagire in una maniera così violenta come abbiamo fatto dopo il gol. Anche all'inizio del secondo tempo mi sembra la squadra cercare. Tempo, no, fino al gol, fino al 2-1 secondo me non si meritava di andare sotto, purtroppo. Il secondo gol, si meritava di andare sotto, io l'ho previsto. Abbiamo subito psicologicamente il secondo gol tanto, l'abbiamo subito tantissimo e da quel momento in poi la squadra poi non ha reagito, non siamo riusciti più a giocare bene. Il rigore alla fine, ci voleva stare. Il rigore, insomma, credo che l'avete visto tutti. E quindi la questione è due che si incrociano, portiere e attaccante. Comunque un fallo c'è. Praniglia è rientrato piangendo perché è un buone di gente che rientra piangendo perché è convinto, consapevole che quello era calcio di rigore. No. Forse l'arbitro era nascosto e non l'ha visto. Mister, no. Come era nascosto? Ha fatto segno così. Ha fatto segno regola del vantaggio. No, che Gardazzi poi prende la palla e tira. Beh, insomma. No, ma infatti è un errore, mister, è un doppio errore, doppio errore. Mister, un'altra domanda, alla fine ha debuttato Fontana, ha debuttato Francia, significa che magari qualcuno ha bisogno di ripiegare un po' e vuole cominciare a dare un po' di campo a questi ragazzi che hanno giocato meno per eventualmente poterli trovare pronti nelle prossime partite. E anche perché gli deve mancherà più di qualcuno. Domenica avremo delle assenze. Degli invitati che domenica si appresenteranno parecchi, quindi avremo la possibilità di far giocare anche chi ha giocato poco in questo momento. Per qualità, con tutta onestà, Buonacquisti ha detto che su 2-1 per il solito era difficile recuperare anche contro 10 perché per la regione non prima la squadra di superiorità. Ragazzi, a volte noi in 10 abbiamo fatto delle belle partite, diciamo era difficile su questo caso. Sempre l'equazione esatta, no? Che rimanere in 11 contro 10 si possa arrivare a più facile. L'avversario poi si è chiuso bene su un terreno così difficile, ripartiva bene il contropiede, poi il contropiede sul secondo gol l'hanno articolato anche abbastanza bene e per loro, ma soprattutto è stata qualche deficienza da parte. Per chiudere, adesso c'è un trittico importante, quasi decisivo forse, domenica ne giochiamo una, non tre. Sì, io ciao. Domenica giochiamo una gara contro,
cominciamo a pensare a loro. Penso sia l'attuale prima in classifica. No, una Frascati, dietro di noi, visto. Però, una bella squadra. No, no, domenica Frascati no, Frascati è... ha perso in casa. Sì, col Seragius, parentesi. Fa vedere che comunque queste squadre sarde pure sono difficili. Lo diciamo da parecchio tempo che insomma è un campionato molto, molto equilibrato, dove tutte quante danno battaglia, tutte sono molto organizzate, abbastanza forti. E insomma noi dobbiamo linkare le ferite, ma comunque dobbiamo ripartire bene. Sarde sono pesanti, se lo so. Perde. No, dico sarde come pesce, sono pesanti, rimangono solo. Sì, sì, sono pesantissime. Soprattutto sono difficili da digerire. Mister, il collega Beniamino Comelli si diceva decisivo, un momento trittico decisivo, bisogna vedere però che cosa vuole fare il Sole in questo campionato. Se dovessimo vincerlo sarebbe decisivo. Quindi... Beh, insomma io credo che le partite vanno giocate così una alla volta. Domenica abbiamo una partita difficile perché la Roma Scaglia è una squadra che è attrezzata molto bene, però insomma. Non stiamo qui adesso a fasciarci la testa perché adesso ci riorganizzeremo martedì, ricominceranno gli allenamenti e soprattutto chi è più fresco domenica avrà la possibilità di mettersi in sperando che il tempo cambi, che si sposta. No, fuori casa cambia. È in casa, il tempo è uguale per tutti, sì. Non accadono scuse, perché credo. No, no, che poi credo anche che la Mesachena sia anche una buona squadra. Qui, in effetti ha giocato la sua partita, certamente la nostra sconfitta è severissima, forse un pareggio l'avremmo anche meritato, però nel calcio ai punti non vale il cartellino pugilistico vale mettere la palla dentro e diventare più vinci. Grazie. Un'ultimissima cosa.